Inizio di campagna elettorale scoppiettante per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, candidato alla presidenza della regione. Il tour in Volkswagen ha toccato anche Caltanissetta, dove ha presentato la sua candidatura che ha definito alla luce del sole. Niente, insomma, convention di partito, ma confronto vis-à-vis con gli elettori sulle cose che non vanno in Sicilia e sui progetti da predisporre insieme per la rinascita economica e sociale dell'isola. De Luca non ha risparmiato accuse pesantissime all'attuale presidente della regione Nello Musumeci, criticando l'operato a 360 gradi e puntando l'attenzione anche sulla mancata collegialità politica delle scelte fatte nel corso del suo mandato. Ma sentiamo alcune dichiarazioni rese proprio a Caltanissetta dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. Chi vuole scendere in campo con noi e si vuole candidare al Parlamento siciliano, ci cerchi alla luce del sole. Non abbiamo trattative segrete da fare e soprattutto vogliamo uomini e donne che abbiano tanto coraggio da schierarsi immediatamente con noi. Quindi il messaggio è chiaro ed è ovvio che è un messaggio anche che riguarda tutto ciò che crea ombre. E le ombre le crea anche la mafia, le organizzazioni criminali, tutte queste stiano lontane da noi perché non c'è spazio neanche per un caffè. La nostra lanterna serve proprio per guardarvi negli occhi, siamo alla ricerca degli uomini e le donne giuste per questa importante battaglia. È ovviamente una scelta di fondo molto forte. Noi ci stiamo schierando contro la banda Bassotti politica, quella che ovviamente ha la leva del potere dell'amministrazione regionale, che la usa anche con una logica politico-mafiosa, cioè quella di condizionare, di ricattare, e anche quella di utilizzare la logica del pizzo legalizzato, cioè far pagare il prezzo alle imprese, ai cittadini, anche per una semplice autorizzazione di una richiesta e quindi di un favore che deve essere concesso sempre tramite i loro deputati o i loro dirigenti. Liberare la Sicilia dal pizzo legalizzato è l'altro obiettivo che abbiamo e anche questo lo vogliamo fare alla luce del sole. Tra 2 anni si vota anche a Caltanissetta. Abbiamo troppo improvvisati e anche quello che è stato il messaggio dell'uno vale uno ovviamente ha creato altro danno. Non possiamo assolutamente pensare che le istituzioni si governano a colpi di protesta. Oltre alla protesta ci vuole la proposta, ma la proposta la può fare solo chi ha esperienza amministrativa e non soggetti che non ne hanno mai amministrato neanche un condominio.